Salve, salve da Marco Calabrò. Io sono uno specialista del settore dell'arredamento. Ho realizzato la mia prima fiera del mobile a Milano, il Salone del Mobile del Settore dell'Arredamento, nel 1974 e da allora praticamente sto nel settore dell'arredamento. Oggi per conto di Alleanza Immobilieri sto rispondendo a una domanda che sono le domande che vengono poste al web e Alleanza Immobilieri mi ha invitato a rispondere a queste domande. La domanda è come si sceglie un divano? Allora, la prima cosa da valutare secondo me è la struttura interna, perché la struttura interna chiaramente è la stessa, lo scheletro del divano, quindi una parte importante. La struttura interna normalmente si pensa che il divano pesante è un divano di sostanza perché, proprio perché pesa, però non è così, perché praticamente quei divani probabilmente hanno all'interno un agglomerato di legno, e quindi non è il prodotto qualitativamente più interessante, perché l'agglomerato di legno è un prodotto abbastanza pesante, mentre i divani che hanno all'interno del massello di legno, che poi può essere più qualificato come il faggio o meno qualificato come l'abete, ma comunque sono delle strutture molto più leggere. Quindi il peso non fa la qualità del divano, anzi tutto il contrario, è la leggerezza che fa la qualità del divano. Quindi questa è la prima considerazione da fare. La seconda considerazione da fare, normalmente nelle sedute si pensa che la densità della seduta è buona nel momento che si tratta di una seduta rigida, quindi che c'è una densità alta, ma anche questo non corrisponde a verità, perché la densità non è legata alla resilienza della schiuma, all'elasticità per intenderci della schiuma. Anzi, probabilmente anche in questo caso stiamo di fronte a un caso contrario. Cioè io mi ricordo di un'azienda che realizzava prodotti per la grande distribuzione, che metteva all'interno dei divani una schiuma densità 21, cioè che era una schiuma che pesava 21 kg a metro cubo, ed era una schiuma estremamente rigida, la ponevano estremamente rigida perché dice così non cede, perché se no nel momento che il cede poi non è una schiuma che riesce a risollevarsi. Quindi la durezza non è legata a questo discorso, mentre io proprio ho progettato un divano, uno dei divani che ho progettato, che aveva le sedute con densità 45, quindi più del doppio di quella che stavamo dicendo prima, con densità 45 e la seduta era estremamente elastica. Perché era estremamente elastica? Perché una densità 45 si risolleva comunque, quindi non ha problemi di aver timore che sia un prodotto che può dare problematiche. Quindi, anche su questo discorso delle sedute, quelle che sono i metri di misura che normalmente si utilizzano non vanno bene. Un'altra cosa, normalmente, i cuscini delle sedute hanno una cerniera. Io consiglierei di andare a aprire la cerniera per vedere il tipo di imbottitura. Non sta normalmente al lato della gomma, perché la cerniera normalmente chiaramente si pone dietro nella parte posteriore del cuscino, quindi in quella parte non c'è l'imbottitura. Però se saliamo un attimino all'interno vediamo che ci sarà l'imbottitura e là vediamo che tipo di imbottitura è. Stavo parlando dei cuscini delle sedute. Considerate che ci devono stare i cuscini delle sedute. Stanno oggi realizzando dei divani che sono molto belli a vedersi, ma che non hanno la seduta nel cuscino, cioè non hanno i cuscini praticamente. Quindi questo tipo di divano è un divano che ha dei costi produttivi estremamente inferiori. Perché? Perché gli stanno mancando i cuscini, cioè c'è un mare di lavorazione in meno, no? E di materiale in meno, perché in questi divani dove fanno la seduta unica, considerate che vengono messi normalmente un paio di fogli di gomma, insomma, non viene messa la quantità di gomma che serve invece a fare le sedute di un divano normale. Andiamo ai rivestimenti. I rivestimenti dei divani possono essere di vario tipo. Parliamo un attimino della pelle. La pelle normalmente
il prodotto è di qualità nel momento che ha delle pelli uniche. Però dobbiamo prima fare un'altra considerazione. Ci stanno sul mercato dei divani dove voi vedete l'etichetta che c'è scritto vera pelle, ma si riferisce evidentemente solamente alle sedute, quindi ai cuscini della seduta, alla spalliera, alla parte superiore dei braccioli, e poi la scocca, cioè la parte del divano, viene realizzata in ecopelle. Questo tipo di divano ha un grande problema. Qual è il problema? Che nel corso del tempo la pelle e l'ecopelle si vanno a stingere, perché un pochino i divani tutti, qualsiasi divano colorato comunque cambia colore, e lo stesso vale per il bianco o per il beige, cioè per le tinte neutre, nel momento in cui sono due materiali diversi noi andremo incontro a un cambiamento di tinta fra la parte di ecopelle e la parte di pelle. Quindi è vero che noi vediamo che sopra c'è l'etichetta con scritto vera pelle, però probabilmente può essere che si sta riferendo alla parte superiore del divano, cioè alla parte che sta a contatto con la seduta. Un'altra cosa, le pelli migliori sono le pelli che sono più larghe possibile. Perché più larghe possibile? Perché è tipico nelle pelli trovare delle imperfezioni, le punture di insetti, ci possono stare varie imperfezioni. Quindi che cosa fanno i produttori? Vanno a tagliare queste pelli per levare le parti che sono imperfette e così realizzare, quindi nella parte posteriore di un divano, se noi vediamo che ci stanno delle fasce, è perché il produttore sta probabilmente risparmiando qualche cosa, perché sta tagliando dalle pelli le parti difettose, sta eliminando dalle pelli le parti difettose. Questo evidentemente, se si tratta di pelle, comunque non va a scapito del divano. Un'altra cosa, non tutte le pelli sono uguali. Perché vi faccio un esempio pratico. Se si ha una pelle, può essere che questa pelle venga tagliata a metà, quindi avremo una parte esterna della pelle e una parte interna della pelle, che viene normalmente chiamata crosta, che è la parte della pelle che stava a contatto con l'animale praticamente. Questa parte interna normalmente ha un odore differente, più intenso, rispetto alla parte esterna della pelle. Quindi questa è un'altra cosa da dover considerare nell'acquisto del divano. Passiamo adesso invece ai divani stoffa. Ci stanno delle stoffe molto belle, molto eleganti. A me piace tantissimo la ciniglia, però considerate che la ciniglia è un prodotto estremamente delicato, quindi è un divano che comunque bisognerà cambiare con una certa frequenza. Mentre ci stanno delle stoffe più di rilevanza, più importanti dal punto di vista di spessore, come per esempio il canapone, che sono meno sensibili all'usura del tempo. Anche questo bisogna tenerlo in considerazione. L'ultima cosa, se non vediamo i piedini, guardando sotto, non vediamo i piedini del divano, probabilmente sono stati messi nella parte interna. Sono stati messi nella parte interna per non renderli visibili, perché probabilmente sono dei piedini economici, quindi non era il caso di farli vedere. Grazie sempre di ascoltare i video di Marco Calabrò, e grazie ad Alleanza Mobilieri che mi sta dando l'opportunità di realizzare questi video. Arrivederci al prossimo video.